Barbara De Santi lascia basita Gemma Galgani, che sbotta, datti una regolata. Barbara De Santi avverte Maurizio, non ti devi preoccupare. La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con Gemma Galgani e il suo cavaliere impegnati ad avere un fitto confronto nel dietro le quinte. In questa occasione purtroppo la dama ha capito chiaramente che purtroppo non c'è possibilità che tra i due possa nascere qualcosa, non riuscendo a trattenere le lacrime. Una volta tornati in studio Maurizio è stato un po' attaccato da tutti. Tina Cipollari lo ha anche accusato di aver illuso in qualche modo la dama. L'unica però ad aver spezzato una lancia in favore di Maurizio è stata Barbara, la quale ha colto la palla al balzo per avvertirlo che la Galgani tanto lo dimenticherà presto. Non preoccuparti perché ha un metodo, tra poco arriverà un altro signore che prenderà il tuo posto, lei si innamora facilmente e guarisce altrettanto facilmente, oggi sta soffrendo, ma riesce a voltare pagina facilmente, stai tranquillo. Gemma Galgani attacca duramente la dama del dating show, ti stai proprio sbagliando. Successivamente ha preso la parola la dama di Uomini e Donne, la quale ha subito colto la palla al balzo per replicare in maniera netta e decisa a Barbara De Santi. No, guarda Barbara che ti stai proprio sbagliando e... Quest'ultima è però rimasta ferma sulle sue posizioni, asserendo che invece sarebbe la verità dei fatti. E, la verità, ti abbiamo visto in questi anni, arriva un altro e parti per la tangente e basta, Maurizio tranquillo che non esisterai mai più. Gemma, che è stata praticamente rifiutata da Maurizio, non c'è però stata a subire passivamente tutti questi attacchi consigliando a Barbara di darsi una regolata. Ma scusa datti una regolata perché qua facciamo veramente il conto di tutte le persone che ho avuto io, ho avuto una storia importante con Giorgio. Barbara ha però fatto notare alla dama che sta parlando di infatuazioni, ti vengono e ti vanno. Uomini e Donne, la dama difende la sua frequentazione con Maurizio, e, durata un bel po'. Gemma Galgani ha subito fatto presente a Barbara De Santi che la sua non sarebbe stata affatto una semplice sbandata per il cavaliere del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, anzi. Una conoscenza può anche durare una settimana. Ma non tanto quanto è successo con Maurizio non è avanti uno e arriva l'altro, proprio per niente. Quest'ultima ha inoltre ricordato che in tutti gli anni in cui ha partecipato al programma non è che ha avuto mille storie, ma giusto 4. La De Santi ha però continuato ad esprimere lo stesso suo concetto, se arriva un altro signore e ti vuole sei già pronta a dimenticare Maurizio. La discussione forse è durata più del dovuto perché, alla fine la conduttrice ha chiuso repentinamente, continuando ad andare avanti con la puntata.